Seconda serata in questa quinta edizione del Teramo Jazz 2021 con il trio Zeppetella, Mirabassi e Tavolazzi. Un'altra gran bella serata di musica in questa edizione di Teramo Natura Indomita con la collaborazione di Abruzzo dal Vivo, la kermesse che va a conoscere i territori che purtroppo sono stati martoriati dal sisma ma che vogliono ripartire, soprattutto dopo il periodo post pandemia. Si spera che la musica possa essere un aiuto, perché comunque la musica, l'arte in genere cura l'anima, per cui è una cosa importante, ma certo se non c'è l'amministrazione, il governo che ripara i danni, cioè, noi con la musica facciamo quel piccolo. Io ho anche suonato per le terre del sisma ad Amatrice 2 o 3 anni fa, sempre in maniera ovviamente gratuita. Quindi uno cerca di fare il possibile, ma il problema lì lo sappiamo bene. Non è più grande, è più grande ed economicamente molto importante. Suonare condivisione è guardarsi negli occhi, è un atto di presenza per antonomasia. E col pubblico davanti, non so se è così, perché ovviamente non sono un esperto come lei, si suona anche meglio. No, con il pubblico davanti si suona, senza pubblico davanti non è suonare. Cioè, è una roba frustrante, assurda e non. Purtroppo si è sparsa un po' la voce, ma dici, ma che vogliono queste? Tanto suonano lo stesso in streaming. No, noi uno streaming non è suonare. È come, che ne so, invece che andare a cena senti il profumo di una pietanza, ma non la mangiamo. Non c'è ciccia da mangiare, no? Thank you.